CDG Photo Art. It's media. It's art. Allora, Ralph, allora... No, beh, prima di presentare il prossimo ospite, colgo l'occasione per ringraziare una coppia di amici che è venuta per la prima volta a vederci. Ah, là, ecco, la famiglia Pasquale Lo Sapio. Se gentilmente gli facciamo un applauso, è la prima volta che vengono al nostro salotto, grazie. Allora, io ti approfitto perché saluto anche io degli amici che sono presenti, poi magari farò anche i nomi. Ci saranno sempre tanti amici che vengono, ritornano, anche amici nuovi che stasera mi hanno presentato, però ovviamente magari là per là non ricordo, eccolo lì. Vuoi dirci il nome? Franco Manners. Ecco. E quindi tanti amici nuovi che sicuramente da questa sera poi saranno qui presenti continuamente, vero? Ce lo confermi? Assolutamente sì. Hai visto? L'abbiamo pagato, no? Ti hanno pagato? No. Ho anche comprato il biglietto. Dopo. Ah, ecco. Ho comprato pure il biglietto. Quindi. Hai visto? È il minimo, è il minimo. È il minimo. Allora, adesso ci sarà un momento, diciamo... Cambiamo, non c'è, però insomma, sempre il tema della canzone. Molto particolare. Lei è una cantatrice. Sì, pensate che sì, ha lavorato niente di meno, sì, ha lavorato niente di meno che con Antonio Buonomo. Sì, infatti hanno un progetto. Lara che... Sansone, Oscar Di Maio, sotto la direzione artistica di Gigi Savoia. Ha iniziato i suoi primi passi con la classica. No, la prima volta che. È la prima volta. Ralph. Con la sceneggiata, pardon. Ha iniziato i suoi primi passi con la sceneggiata. Infatti sta portando a teatro una canzone di Antonio Moxedano dal titolo Madonnina Mia. Lei ha una voce anche lei eccezionale, straordinaria, e la presentiamo e subito. Aspetta, lei è comunque una donna, un artista, ecco, particolare perché per come si esprime, per come espone, diciamo, la sua arte. A me, io quando l'ho vista la prima volta sono rimasta incantata, anche da donna, perché non solo ha molta classe, molta professionalità. L'andiamo subito. Lei la cantatrice. Signore e signori, Alessandra De Palma. Eccola qua. Eccola, Alessandra. Simpaticissima, Alessandra, ti diamo il microfono. Buonasera a tutti. Io non l'ho pagata per dire tutte queste cose. No, mi ha pagato. Infatti sta facendo la prima. La prima cosa che voglio dire, ti ringrazio di avermi invitata qui e sono rimasta veramente un posto bellissimo, anche perché io sono una napoletana brache. Si vede, vero? Ma non eri nata a Milano? No, non lo prendo col guanto io. No. A Napoli non lo prendiamo col guanto. E sono stata innamorata di queste. Di queste mura, a me piacciono tantissimo. Mi ricordano i vasci di Napoli una volta. Proprio quelli. Almeno mia nonna lo teneva un vasci lì, era bellissimo come il vostro. Allora Alessandra, noi prima abbiamo fatto l'intervista. Sì. E abbiamo detto che io ti ho, diciamo, corteggiata. Sì, ci siamo corteggiati, ci siamo innamorati. Ci siamo innamorati, questo amore è proprio vicino, proprio un amore che proprio scava per un dentro. Allora Alessandra, io appunto, come ho detto prima nell'intervista, ti ho conosciuto durante una serata ad un evento. Sì. Lei per la, diciamo, per la sua performance ed io per la mia, per cose ben diverse. Sì. E nell'attesa, diciamo, di questo evento abbiamo scambiato veramente ma poche parole. Uno, due, tre. Stasera senti per la quando vieni? Aspetta, quando vieni al salone? No, veramente non ho detto questo, insomma, è nata dopo, poco dopo, sì, questa diciamo, questo invito, questa dichiarazione. Sì. Lei, per dire, insomma, ha accettato subito, perché so che lei comunque lo fa per lavoro. Sì. Quindi viene dove va, ovviamente, insomma, viene retribuita per quello che fa. Ed era giusto. Ma stasera lei, per Carmen, lei mi disse io per te vengo e io ti ringrazio. Facciamo un applauso a lei. Così come ringrazio tutti gli artisti, perché ognuno di loro lo fanno per lavoro e quindi qui vengono a regalarci veramente la loro arte come te stasera. Grazie Alessandra. Grazie. Io devo dire una cosa, io l'ho conosciuto in televisione, io facevo un programma su una emittente televisiva. E dove che non sai tu, Ralph? E ci siamo incontrati questa sera qui al salotto. Hai visto che sorpresa che ti ho fatto? Una bellissima sorpresa. Grazie, grazie. Infatti guarda, manco fa l'apposta, io tutti i mesi, no? Quando faccio la scaletta, mando la scaletta a lui, ad Aldo. Ad Aldo
gliel'avevo mandata perché lui comunque ovviamente si deve preparare, certo, tutte, certo, le basi eccetera. Anzi, lo voglio ringraziare sia lui che il suo collaboratore. Sono persone che dovevo andare via, non avevo gli strumenti giusti. Grazie maestro. No, ma loro risolvono sempre. E invece a lui questa volta, non lo so, mi sono dimenticata, non lo so perché, non è una sorpresa. Grazie, io allora, spero che per tutti loro sarà una bella sorpresa. Sicuramente, io ne sono certa, guarda. Io sono una, l'ho sempre detto, non sono una cantante, io nasco come attrice di teatro, però ci piace canticchiare. Quindi slittiamo tra l'eccentrico e il drammatico e vorrei che con questa prima canzone che vi vado a cantare, eccentrica, poi passeremo al teatro, la mia grande passione, collaborate con me tutti con le mani. Allora i titoli, sì, mia fa ti sta zitta e mia fa fa. E poi tutti in guerra bash. No, capa. No, no, no. Avete cambiato. L'ultima tarantella. Ah, ecco. Capo, non lo so di riuscire. Non lo so, e forse la tenevo io. No, ma io c'ho un pezzo che fa così, tu tieni a guerra capa. Però non la capo. Magari mi hai mandato le cose. Forse. Va bene. Sì, hai ragione. Ok, allora. C'è stato un cambio di programma. Ok, anche quindi l'ultima tarantella e l'altra abbiamo detto. Mia fa fa. Signore e signori, Alessandra De Palma. Grazie. Madre, perché tu sei mio fidanzato? Io non posso fare dire quel che mi pare. Tu non tieni alcun diritto di domandare quando io esco dove vado, mio signore. Sì signore, l'altra sera sono andata a passeggiare con sergente del pompiere. Devo dare conto a te. Mia papà, si trinca, sta zitta, ti ha sta zitta, ti ha sta zitta, ti ha sta zitta, mia papà. Ah, e va. Pomeriggio, ma tocchiamo quest'altro tasto. Si giunse lo studente da stare in vetta. Quel ragazzo che ti stima e ti rispetta non ci viene in casa quando ci stai tu. L'altro giorno ho braccato con la pelle e un vestito tutta roba volerata, perciò non mi ascuccio. Eeeh, no! Tu mi ha posto per te, una papà, una papà. Si dritta, sta zitta, ti ha sta zitta, ti ha sta zitta, ti ha sta zitta, mia papà. Che mi importa che la gente che vede questo sta dicendo che io sono scorchinatrice? Tu e loro vi dovete far capace che la donna quel che vuole quello fa. Io non faccio la spicciosa quando dico tutto l'osso, quando poi saremo sposi non do dico niente di più. No, mia posta per te, mia papà, mia papà, ti dirigo state zitta, mia papà. Grazie. Adesso questo pezzo lo regaliamo a Carmen. Va bene, dedicato a tutti voi. Ti Tarantella, se mi sei in petto ma fanno rispieta di spieta. Io te vengo, tu guarda sotto e c'è ma l'intento non c'è da siete per male. Va bene, mannaggia, va bene, se spergiuro, se vince, no, no. Prigioniera, sta un po' ma di te. Prigioniera, e fa quella che può. Guarda a me, guarda a me. Ma quando mi fa l'anno, mi porta a stare in da chiesa, ramarona la catena. Come quando mi passaste, che stavo cardente e bella. Ma stasera si trovasse a plena.
vita paura ti abbracciata così. Di non darne a nessuno il tuo sogno. Che calvario ha già fatto per te. Tu disprezzi per quanto da mai. E nessuno da modi più a me. Guarda a me, guarda a me. Come quando mi fa l'anno, ho un testo di chiese, ramarone la catena. Come quando mi fa sesto, che stavo cardente e bella, a stasera. Parate, tu hai visto a patire la nascita con Dio, la nascosta c'è stata. Non si astuocchia, ma posso non vedere questa mano non c'è la paura, ma fa. Io sono Zengara e San Cernicosa. Tutte e due si capronta a partire, eh. Questa signora ha sfrunato una rosa. Ma non sai che spine son chi? Vado a te, vado a te. Non morranno, non morranno. Sono cannata, non so corno, battezzata, sono iena. E ti stengo insanguinata. Stanno mica ardente e bello. Non si è chiesa, ramarone. Ma non fatto, non lo so, c'è qua ce l'ho con tutto il cuore, però prima che me lo dice lei ti prometto di ritornare. Madonna, grazie. Guarda, allora ascolta Alessandra, siccome dicembre è già una scaletta piena, ti metto a gennaio, ti farò sapere la data. Gennaio vedremo. No, ti farò sapere la data breve, non ti preoccupare, concorderemo sempre, non è che troveremo il sistema. Vabbè, però io devo dire una cosa, sì, me lo prego, dimmi, certo. Allora, io vi ho parlato prima del teatro, visto che mi avete chiesto il bis, quindi mi fa tanto sempre piacere, qui in mezzo a voi, penso voi già li conoscete, Rita, Giorgio, ci sta Franco Manna, che prossimamente anche lui vi regalerà delle bellissime canzoni, melodie napoletane. Infatti lo faremo venire magari sono, quando verrà. Bravo. Allora, sono tutti qui con me per accompagnarlo, se noi vogliono una trocchina trovate le mani. Poi perché noi, loro hanno scritto, Giorgio Costa e Franco Manna, questo grande capolavoro scritto dal grande Antonio Mock Sedano. Io vi aspetto, però mi dovete dare la vostra parola, siete invitati, non so ma dove lo faremo? Al Teatro Lendi. Io vi aspetto tutti in teatro, lo faremo sapere tramite sì, la magari io rispondo per la locandina nella sì. Va bene, io vi aspetto, se arrivate la data già voi sai la data. Arrivate prima voi da me o ve lo aiuto qui. Ringrazio il dottore, il presidente, ringrazio tutti voi. Grazie, un bacio. Bravo.